La radio italiana non poteva continuare a trasmettere una dopo l'altra queste strazianti notizie e restare inerte, illudendosi di dover assolvere soltanto un obbligo informativo. Alle ore 21:15 del 17 novembre furono perciò sospese tutte le trasmissioni per lanciare una grande iniziativa nazionale a favore delle zone alluvionate, per contribuire a soccorrere le vittime. Era nata la catena della fraternità. Un'ora dopo, in ogni sede della RAI, tutte le linee telefoniche furono bloccate dagli ascoltatori che volevano dire un nome e una cifra. Poi cominciò la ressa della folla che riempiva gli uffici, i corridoi e gli auditori con indumenti, viveri, coperte, materassi, medicinali. In qualche città quella notte bisognò intensificare la circolazione tranviaria. In altre era quasi impossibile circolare davanti alle stazioni radio. Molti lasciarono i loro pacchi senza nemmeno dire il nome e il loro denaro senza chiedere una ricevuta. Qui Firenze, in sede abbiamo già realmente raccolto, ossia incassato, oltre 8 milioni. E i poveri aiutano i poveri. I profughi giuliani del campo di Laterina, che non vivono certo in grande agiatezza, hanno raggranellato tra loro 97.808 lire e 100 capi di vestiario. Ieri sera un uomo, uno sconosciuto, giù all'ingresso della sede si è tolto il cappotto e la giacca e se n'è andato a casa sua senza chiedere neanche una ricevuta. Stato maggiore equipaggio Punta Vagno in navigazione, aderisce appello catena fraternità, però alluvionati con lire 51.500. Una bambina di 3 anni ci ha portato il suo salvadanaio e lo ha rotto per offrire quanto conteneva. Savona ha inviato fino a questo momento 2 milioni, di cui 300.000 lire sono dell'ente portuale. A Milano alle ore 20 erano stati raccolti 55 milioni e 200.000 lire. Alle ore 21 Napoli aveva quasi raggiunto gli 11 milioni. Alle ore 21:15 la somma è stata più che triplicata. Qualche sera dopo fu tutta l'Europa che attraverso la radio si unì alla nostra iniziativa. Ici chaîne internationale du bonheur. A vous Paris. Ici Paris, radiodiffusion française. Wir sind die Sender der Deutschen Bundesrepublik und RIAS Berlin. Ici Radio Monte Carlo. Hier sind alle österreichischen Sender. Ici Radio Luxembourg. Allo scopo di utilizzare nel più breve tempo possibile e per gli aiuti più urgenti le somme raccolte, la Direzione Generale della RAI ha fatto pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la somma di lire 250 milioni.